Stai ascoltando il podcast di Conosci davvero la tua terra? 19ª edizione, una serie di approfondimenti di storia locale organizzati dalla Biblioteca di Mortara Civico 17. Ottavo incontro, mercoledì 27 marzo 2024. Sack the Sack, la storia di un sacchetto di riso con lo scopo di portare un sorriso nel mondo. In un'epoca dove spesso dimentichiamo che il sorriso è una delle cose più belle della nostra esistenza. Relatori Elisabetta Visini e Federico Ubezio. Buon ascolto. Che è il progetto di Sack the Sack, un progetto partito nel 2021 per gioco, un pomeriggio, come tanti progetti che partono per caso in un garage. Qua è partito in un pomeriggio piovoso a Sanremo, perché noi vicino a Sanremo, noi diciamo attualmente da 10 anni viviamo in provincia di Imperia vicino a Sanremo, e un pomeriggio appunto di un periodo dove non potevamo viaggiare, dove era difficile muoversi e dove anche uscire di casa sembrava un'impresa. Era appena finito diciamo il periodo del Covid, era il 2021, la primavera del 2021. Allora abbiamo deciso di creare questa mascotte che potesse rallegrarci un po' tutti e raccontare qualcosa di nuovo, e da lì è partito il nostro progetto. Ma cos'è questo progetto Sack the Sack? Sack the Sack praticamente è nato proprio con l'obiettivo di strappare un sorriso alle persone. L'idea era quella appunto di farlo viaggiare, partire al posto nostro e condividere luoghi, posti o tradizioni tramite delle fotografie. Quindi lo spedivamo a delle persone, anche dall'altra parte del mondo. La gente che lo riceveva faceva delle foto con questa mascotte, quindi proprio col sacchetto, e condivideva quello cui amava, quello a cui piaceva, ad esempio piazze, casa, qualsiasi cosa. E da lì abbiamo iniziato quindi a espanderlo, per così dire. È partito dall'Italia, è arrivato praticamente fino all'America, all'estremo est in Giappone. Una ragazza, ad esempio, quando abbiamo spedito questo sacchetto, in cambio, senza chiedere nulla, ma ci è proprio arrivato diciamo come dono, ci ha inviato un kimono e un portafortuna giapponese di un'isola particolare. È stato bellissimo riceverlo. E da lì quindi abbiamo iniziato a darlo prima a persone che conoscevamo, poi a persone che invece ce lo chiedevano, perché sui social vedevano questo sacchettino, questa mascotte sorridente, e che non sapevamo chi fossi. Così, oltre la mascotte, abbiamo deciso anche di dire: ok, abbiamo spedito questo piccolo sacchetto, è un sacchetto fatto con un pezzo di stoffa e un po' di cotone. Innanzitutto diamogli un'identità, quindi abbiamo creato così sempre nel 2021 il marchio registrato proprio Sack the Sack. Infatti ogni sacchetto ha la sua etichettina col marchio registrato, tutti hanno praticamente un numero e ognuno poi ha il viso disegnato, che è quello che poi strappa il sorriso alle persone. Successivamente abbiamo presentato questo progetto anche al comune di Alassio, essendo ovviamente appoggiati in Liguria, e sul muretto di Alassio ci hanno applicato la piastrellina di Sack, come che è stato definito diciamo l'ambasciatore del sorriso, e abbiamo questa piastrellina proprio sotto i pesci che si baciano. C'è questa piastrellina gialla con il disegno di Sack e la sua diciamo la sua frase identificativa. Eppure niente, perché è un po' a spanna, quindi, però noi diciamo che abbiamo anche una piccola esperienza nel campo del cinematografico. Da alcuni anni collaboriamo con la Rai per il Festival di Sanremo e abbiamo partecipato anche ad alcuni film che sono usciti anche quest'anno come diciamo comparse figuranti, e quindi siamo un po' buona la prima, nel senso che ci piace la diretta, e quindi non ci piace proprio creare qualcosa di imparato a memoria, perché la spontaneità, come il progetto di Sack, è una delle cose più importanti. Quindi questa mascotte cosa abbiamo iniziato? A spedirla inizialmente a persone della nostra cerchia, quindi che ci conoscevano e che comunque hanno accettato questo piccolo gioco, questa piccola sfida di ricevere questa mascotte. E da lì, dopo un susseguirsi di eventi, una serie di persone ha iniziato a richiederci questa mascotte e a dire: possiamo partecipare a questo progetto? E la mascotte è arrivata anche al principe di Monaco, che diciamo ci ha
portato i ringraziamenti insieme al libro e ad alcuni altri illustri, tra virgolette, o comunque personaggi di fama, come ad esempio Ezio Greggio, Francesca Michelin. È arrivato fino sul palco del Festival di Sanremo, quest'anno è stato consegnato da Amadeus insieme al libro e a molti altri. E Sacca ha viaggiato quindi molto nel mondo, dagli Stati Uniti al Giappone. Come potete vedere nelle foto, appunto, queste sono tutte foto che sono state scattate da persone un po' in giro per il mondo che hanno voluto raccontare una piccola parte del loro intorno. Perché, appunto, lo scopo di Sack è viaggiare e il viaggio non è detto che sia lontanissimo. Il viaggio può anche essere fuori da casa nostra, può anche essere dietro un giardino e innamorarsi di un bellissimo tramonto che magari ci può offrire. Ops, ho smontato tutto. È sempre la diretta, questo è il bello della diretta. E appunto, un bellissimo tramonto può essere un bellissimo viaggio che si può ricordare, perché una delle cose più belle che lascia il viaggio è proprio il ricordo. È una cosa che nessuno potrà cancellare, perché i ricordi durano nel tempo e continuano, e quindi avere un bel ricordo del viaggio è come riviverlo continuamente, tutte le volte che si vuole. Quindi questo è anche uno degli scopi proprio del nostro progetto. Oltre a questo, Sac di Legno, che appunto Esatto. vi racconterà Elisabetta. Oltre appunto al personaggio, abbiamo pensato di condividere determinati luoghi. È un progetto che abbiamo appena iniziato, di condividere questi determinati luoghi che erano o conosciuti o poco conosciuti, mettendo che cosa? Un sac di legno. Questo sac di legno viene praticamente fatto sempre a mano, viene messo in una località particolare e viene poi geolocalizzata su Google, dove si va a riscoprire o un percorso, o un sentiero, o un luogo in particolare. Per un'eccellenza o una caratteristica che possa avere questo luogo. Ad esempio, adesso ne abbiamo installato uno a Parigi, sotto Sacré-Cœur, uno nella provincia di Torino, in un comune che si chiama Fenestrelle, uno si trova a Candia Lumellina e stiamo vedendo di metterne alcuni nella zona della Liguria, perché ovviamente è anche più accessibile e più facile da arrivare per noi, avendo come appoggio appunto Sanremo. Però per identificare questi luoghi, che possono essere sia cime dei monti, sia percorsi di trekking, sia piccole città, sia piccoli angoli o scorci delle città o di piccoli paeselli. Quindi questo è un altro obiettivo che SAC vorrebbe fare per poter condividere, non solo luoghi, chiamiamo, ma anche di scorci o dei luoghi particolari. Ovviamente SAC è nato come mascotte, diciamo giramondo, antistress, ma l'obiettivo di Sacca era quello di raccontare anche qualcosa della nostra Lomellina e non poteva essere solo esclusivamente una piccola mascotte, un piccolo sacchetto. Così da lì abbiamo deciso di dire facciamoci un libro, facciamo qualcosa che possa raccontare qualcosa di più di Sacca, qualcosa anche di nostro, delle nostre origini, della nostra terra e qualcosa che abbiamo vissuto. E così praticamente cosa è successo? È nata l'idea di scrivere un libro. Proprio perché noi siamo di origini lomelline, come appunto ci ha anticipato prima, lui proprio diciamo della zona qui vicino di Candia Lomellina per la particolarità che ha tantissimi parenti appunto qui a Mortara, io di un paesello qua vicino e ovviamente siamo sempre stati abituati quando eravamo piccoli a stare in cascina con i nonni, gli animali, la raccolta del riso, ad esempio io non sono nata in una cascina ma comunque mio papà fa il trattorista quindi è sempre la storia del riso, ce l'ho da quando sono nata, lui aveva una c'era una cascina qui dei suoi nonni a Mortara quindi sempre questo collegamento comunque molto con la terra, con la nostra storia e con il riso. Così abbiamo deciso di far partire SAC proprio da questa, dalla nostra terra, dalle nostre origini, dalla Lomellina per l'appunto, proprio da una cascina della Lomellina, dove però poi racconta un po' la nostra storia, nel senso che comunque noi abbiamo voluto uscire da questa nostra comfort zone, vedere cosa c'era al di fuori della nostra zona, della nostra terra, dei nostri confini. E SAC proprio parte da qui e dice voglio uscire e vedere cosa c'è al di fuori della mia cascina, al di fuori della mia casa, voglio scoprire cosa c'è dall'altra parte del mondo. E così Sac praticamente nasce questo libro partendo esatto dalla nostra terra e uscendo a vedere cosa c'è al di fuori dei nostri confini. Come dicevo appunto qui, vabbè, andiamo avanti. E da qui è nato così il libro. Sì, e da qui è nato questo libro che doveva identificare comunque qualcosa di nostro, perché una mascotte giramondo alla fine sarebbe finita
in un semplice pupazzetto che inizialmente il primo sac doveva essere unico Sì. e passare di persona in persona. Poi alla fine abbiamo visto che questa cosa non era materialmente Risultato fattibile, perché difficile. prima o poi la catena si sarebbe rotta e il sac sarebbe andato perso. E così Qualcuno se lo abbiamo teneva. iniziato a replicarlo. Ma noi abbiamo viaggiato parecchio nel mondo, diciamo, abbiamo visitato una ventina di stati più o meno. Dal estremo sud-est asiatico agli Stati Uniti, alla Russia e da ogni posto del mondo possiamo dire che abbiamo preso qualcosa, perché la cosa bella, un po' che ci identifica anche nel nostro lavoro, che siamo un po' in una zona di confine dove abbiamo, diciamo, una visione di tantissime realtà, quindi la realtà francese, la realtà, diciamo, tedesca, la realtà nordica, la realtà medio orientale, un insieme di tantissime realtà che si fondono in questa società che ormai è diventata una società multiculturale, come ormai sappiamo tutti quanti. E noi da ogni nostro viaggio abbiamo portato a casa un bagaglio di qualche cosa. Esatto. Perché secondo me la cosa importante che del viaggio è imparare qualcosa quando si va là, portarselo dietro e Assolutamente. applicarlo perché c'è sempre da imparare in ogni età, in ogni momento e in qualsiasi luogo. Quindi quello che vogliamo trasmettere anche nel nostro libro è proprio cosa ci insegna il viaggio, cosa ci fa imparare il viaggio. Noi abbiamo, ad esempio, lo diciamo spesso nelle nostre presentazioni, imparato molto nel nostro viaggio nel sud-est asiatico, dove siamo stati in Thailandia, siamo arrivati fino all'estremo nord, dove abbiamo conosciuto delle popolazioni locali che con un sorriso, come quello di Sac quasi, ci raccontavano la loro semplicità nelle loro palafitte dove vendevano e vivevano di fagioli, diciamo, di Niente. coltivazioni di fagioli. E vedere queste realtà con i propri occhi proprio ti fa capire quanto noi siamo fortunati, quanto noi siamo nati dalla parte giusta del mondo e quanto invece all'inverso c'è un'altra parte del mondo che vive lo stesso. E tutto gli passa davanti alla normalità, ma che in realtà per noi non è normale. Cioè, soltanto lo shock che noi abbiamo avuto ad arrivare in una Bangkok è proprio, come diciamo sempre, un altro mondo. Un mondo dove si arriva lì e si dice: oh mio Dio, dove sono finito? Poi dopo capisci che effettivamente loro hanno una mentalità diversa. Noi, ad esempio, guardiamo sempre il futuro, cerchiamo di pianificare, di continuare a guardare e cercare di dire allora questo deve andare così, se non va così cosa? Loro invece vivono la giornata. Per loro l'importante è che la giornata sia dal mattino alla sera. Loro Esatto. hanno loro diciamo, può essere la loro bancarella, il loro diciamo orto, le loro attività che possono avere, ma loro dicono sempre non preoccuparti, cioè non occuparti di qualcosa che è già accaduto. Perché quello che accadrà è futuro ed è sempre ignoto. L'importante è il presente che è un dono, come sappiamo bene che si dice. Quindi, tornando al nostro libro, noi abbiamo voluto raccontare una nostra esperienza di viaggio. L'esperienza di viaggio, diciamo, nel primo un po' più particolare, un po' più avvincente, che è l'esperienza della Norvegia. Quindi, Esatto. praticamente, la storia di Sak parte da Nakashina in Lomellina, esattamente. Possiamo dire da una cascina di Mortara, dove questo sacco di riso viveva con la sua famiglia e una notte arriva un corvo. Sack si sveglia di soprassalto e dice: ma cosa sta succedendo? Questo corvo arriva e dice: io ti conosco, Sack, so chi sei, sei un avventuriero e vuoi scoprire il grande segreto del viaggio? Sei te a deciderlo, perché il destino lo decide ognuno di noi alla fine. Quindi Sack cosa dice? Va bene, parto. All'inizio succedono una serie di peripezie, però poi dopo un po' di tempo Sak parte. Parte e inizia questo suo viaggio in treno verso nord, dove incontra la sua compagna di viaggio, che è la Riga. seconda, Riga, che è lei. Durante il viaggio, diciamo che si snoda prima in Danimarca, poi in Svezia e poi in Norvegia, succedono una serie di peripezie che appunto possono essere lette da un lettore, diciamo, di un'età giovane, quindi un bambino Un massimo fino a ragazzo. 14 anni, 15 anni, 16 anni, dipende poi un attimo da ognuno, come una storia, un'avventura, una tipica avventura. Da un adulto le avventure che ci capitano tutti i giorni, perché ogni giorno è un'avventura, ogni giorno può succedere qualcosa di
inaspettato, qualcosa da risolvere, qualche problema da portare avanti, però alla fine, guardando sempre l'orizzonte, Zack riesce a passare ogni diciamo suo ostacolo. E durante questo viaggio, diciamo, arriva prima a Bergen, che è la città più piovosa della Norvegia, anzi la città più piovosa del mondo, esattamente. E poi dopo parte e... Siamo riusciti a beccarla un mezzo pomeriggio senza pioggia, quindi è già stata una fortuna. Esatto. Da lì parte Zack e arriva verso nord. Va verso nord e incontrerà le aurore boreali, incontrerà il terzo personaggio che è Zack Blue, che è un suo amico d'infanzia, per poi arrivare nell'estremo nord della Norvegia, che è esattamente dove siamo arrivati noi, e scoprire questo grande segreto, che è il segreto è proprio dentro ognuno di noi. Quindi... E tutte queste particolarità del viaggio che ci sono all'interno del libro, in realtà sono cose che in realtà ci sono capitate veramente, nel senso che è un nostro viaggio che è stato rivisitato sotto forma e sotto gli occhi di questa mascotte, ma... Tutte le peripezie che avvengono nel viaggio sono tutte cose che ci sono capitate, quindi ostacoli di per sé che abbiamo trovato durante il nostro percorso, e tutto il percorso del libro è tutto replicabile per la propria vacanza. Cioè all'interno del libro c'è anche questa sorta di itinerario che in realtà è un viaggio che abbiamo fatto noi, quindi si può tranquillamente replicare. È molto particolare perché non è un classico viaggio che si fa con Costa Crociere o un classico viaggio, diciamo, organizzato. Siamo partiti con questo mercantile, nel vero senso della parola. I ponti in alto sono dedicati ai turisti e i ponti più in basso invece sono dedicati alla merce. Quindi ogni tappa che fa questo mercantile serve proprio appositamente per portare merce e viveri in questi piccoli paesi della Norvegia, che non sono se no in altro modo raggiungibili, se non con un treno ogni tanto in qualche piccolo paese. E tutti questi piccoli luoghi sono luoghi di 20-30 case, non di più, forse ci abitano 10-20 persone, però senza questi viveri di questa nave che una volta a settimana passa in questi piccoli porti, non riuscirebbero a vivere. E quindi chi è in questi posti ovviamente vive di quello che trova in quella piccola zona. Poi appunto abbiamo preso anche altri mezzi, appunto treni vari, abbiamo fatto delle uscite con gli aschi, che è una cosa favolosa, c'era con noi una coppia di signori, che erano più anziani di noi, ma come spirito erano 10 volte più giovani di noi. Erano fantastici, hanno dormito in un hotel di ghiaccio, hanno dormito anche questi signori, sono stati favolosi, dei veri avventurieri, forse più di noi. Sì, esatto. Sono personaggi televisivi. Sì, questi sono alcuni dei personaggi televisivi che appunto siamo riusciti. Questo qua, diciamo, il primo è il nostro editore, questo è un estratto. Sì, Neri Marco Re, Andrea Lucchetta, poi appunto ne abbiamo dato a Ezio Greggio, a Michelin, a Natasha Stefanenko, appunto a Amadeus quest'anno sul palco dell'Ariston. Poi a chi altro? Mi ricordo. Vabbè, a parte il principe di Monaco, vabbè, la principessa di Seborga, che è un'altra realtà molto particolare, che si trova qua. Sì, è un piccolo borgo, noi siamo stati ospiti da lei a dicembre. Esatto, è una piccolissima realtà, praticamente è un piccolo principato che si è dichiarato indipendente dal primo regnante, che si chiamava Giorgio I, che aveva scoperto dei documenti dove nel 1700 più o meno era stata fatta una cessione di questo terreno al Ducato di Genova, ma in realtà non era mai stato fatto dal notaio, quindi la compravendita era nulla. Quindi per questo motivo loro si sono sempre dichiarati indipendenti e hanno una loro valuta, c'è una principessa e hanno le loro guardie, il loro inno, diciamo, è una cosa molto particolare che nel contesto della Riviera dei Fiori, tra mimose, ginestra e lavanda, è molto particolare da visitare. Perché la nostra zona, diciamo, è la zona proprio dei fiori, quindi, diciamo, è molto bella visitarla tutto l'anno,
perché è sempre fiorita. Forse anche in pieno gennaio. Esatto, anzi forse è meglio visitarla gennaio, febbraio, marzo, piuttosto che in estate che fa troppo caldo. E diciamo che è il uno dei poli. È difficile gestire le di turisti che arrivano, perché comunque sono città che vivono tanto col turismo, ma fanno fatica a stare dietro alla grande mole di turisti che arrivano, e quindi è molto meglio vederle durante l'inverno, che si vede la vera realtà della città, la tranquillità della città, nonostante ci sono tutti i servizi, eccetera. Poi tra l'altro, oltre a Sanremo, noi adesso il progetto di SAC voleva raccontare della Lomellina, ma noi anche poi tra i vari progetti raccontiamo anche di alcuni, abbiamo collaborato con alcuni comuni per raccontare di alcune tradizioni locali della zona, eccetera. E la zona di Sanremo, appunto, come dicevamo, è famosa per i fiori e per l'olio ed è uno dei centri mondiali di distribuzione dei fiori. Infatti dalla Costa Azzurra e la Riviera Ligure partono i fiori che poi sono destinati in Olanda e dall'Olanda vengono smistati in tutto il mondo, perché l'Olanda è il centro mondiale di distribuzione dei fiori e dietro c'è, diciamo, tutto un complesso meccanismo. E una delle cose importanti proprio della zona è proprio quella. Quindi raccontare anche dei fiori di Sanremo, del ranuncolo di Sanremo, che è una varietà proprio che è stata, non è autoctona, ma è stata importata e ha trovato un terreno molto particolare che lo rende il miglior ranuncolo del mondo, proprio perché, ad esempio, nella vicina Costa Azzurra il ranuncolo di Sanremo rimane molto più magro e molto più stretto, e questo per alcuni commercianti e standard mondiali non è esattamente il top di qualità. E invece a Sanremo anemoni, ranuncoli, gli eucalipti, che sono prodotti tutti non locali, ma che sono stati portati nell'Ottocento dai grandi viaggiatori che facevano i grand tour, cioè partivano da un po' in giro per l'Europa, viaggiavano nel mondo, e all'epoca c'era questa moda di prendere i semi e portarli, e hanno trovato in Sanremo, come ad esempio il botanico Embury o tanti altri, una zona dove c'era un microclima che poteva far crescere tutte queste varietà. Infatti troviamo varietà australiane, americane, i cipressi dell'Arizona, e che hanno creato nella provincia di Imperia particolarmente, quindi da Diano Marina Imperia fino al confine a Ventimiglia, una zona che è quasi esotica e che racconta un po' di tutto il mondo. E proprio per questo, tanti vengono a visitarla proprio per vedere questi fiori. Quindi, appunto, con SAC appunto avevamo iniziato a scrivere questo primo libro di questo primo viaggio. È in cantiere un secondo libro che nella prima avventura si scoprirà poi quale sarà la seconda meta, e l'obiettivo più avanti che stiamo cercando di creare con anche altre persone è di fare un itinerario proprio dedicato esclusivamente alla Lomellina. Un itinerario che possa toccare tutti i nostri paesi e esaltarne monumenti, chiese e le storie o le tradizioni, percorrendo che cosa? Percorrendo la strada del riso, proprio perché è un libro che in realtà ci lega alla nostra terra e che vorremmo sviluppare prossimamente, nei prossimi anni. Tempo permettendo, lavoro, viaggi, svago ovviamente, perché bisogna incastrare tutto quanto. Lui sta ancora ad esempio studiando, sta facendo una seconda laurea, quindi sta veramente incastrando tutto insieme, e non è facile. Troviamo il primo posto. Io? La seconda laurea in giurisprudenza, adesso sono all'ultimo esame, la tesi. Quando non ce la faccio, non la so testa. Diciamo che la cosa importante è crederci nei propri sogni e dire: voglio portarlo avanti, ok, va bene. Ho iniziato, la perseveranza, passo dopo passo, mattone dopo mattone, si costruisce tutto. L'importante è non perdersi mai d'animo e cercare sempre di dare una svolta e tutti i giorni imparare qualcosa di nuovo, perché si può imparare da tutti e in ogni momento, dai più piccoli ai più anziani, e la cosa più bella è imparare con la voglia di scoprire cose nuove, con la voglia di vedere, imparando le cose con un altro occhio.
Quindi diciamo... Adesso abbiamo introdotto anche il libro, ad esempio con un'amica che abbiamo in America, abbiamo portato questo libro da questa mia amica per farglielo conoscere e hanno praticamente inserito nella scuola un corso di italiano, una scuola in Texas per la precisione, dove hanno utilizzato durante tutto l'anno il libro di Zach come avventura per imparare delle piccole parole. Quindi hanno iniziato pian pianino a leggerlo, a tradurlo passo per passo e adesso a fine anno, infatti adesso a maggio di quest'anno, tra qualche mese, andremo a fare un incontro con questi ragazzi di questa scuola del Texas, dove è tutto l'anno che si dedicano a questa lettura di questo libro, che per loro sarà stato complicatissimo. E però pian pianino hanno estrapolato qualche parola, qualche frase, eccetera, e andremo a incontrare questi ragazzi che non vedono l'ora, tipo i ragazzi che abbiamo visto prima che erano esaltatissimi, che hanno anticipato, le maestre hanno anticipato qualche piccolo dettaglio e poi appunto gli porteremo ovviamente i sacchi, le mascotte, tutti quanti, perché la cosa più bella poi è strappare un sorriso alle persone che in realtà prima. Anche lì poi è partita la macchina di sac, esatto. Abbiamo prima di diciamo questa scolastica, sì. Abbiamo realizzato 200 sac, sì. A mano, perché li facciamo tutti noi, quindi tutti con la macchina, sì. Tutti riempiti a mano, e li abbiamo spediti in America, proprio perché la cosa principale era dare ai bambini il sac e strappare un sorriso, e con il sac poi conoscere l'avventura di sac, questa avventura in una terra per loro molto lontana, e quindi diciamo che è stato bello anche quello, poi vedere i bambini dall'altra parte del mondo con il nostro sac in mano, quindi è stata una delle soddisfazioni più belle. E quest'anno appunto andremo con la fine dell'anno scolastico nei loro laboratori di fine anno a visitarli. Questo incontro, vedremo come andrà. Esatto, quindi questa è la nostra avventura, abbiamo ancora molto, sì. In programma, ma piano piano, step by step, vediamo di portare avanti tutto quanto e di raccontare sempre qualcosa di più di SAC. Esatto. Quindi poi noi, vabbè, abbiamo tante pagine social, esatto. Eccetera, ma il nostro obiettivo non è solo dei social, perché appunto con i ragazzi, visto che sono sempre più attaccati a questi telefoni, la mascotte di SAC è anche un modo per staccarli e farli giocare e farli volare con la fantasia, perché la mascotte ti fa viaggiare teoricamente, diciamo, questo è il nostro buon proposito, e cercare di far cambiare la loro fantasia e quindi farla stimolare con qualcosa di nuovo e qualcosa di più divertente. Infatti anche nel libro abbiamo inserito dei disegni, delle fotografie di viaggio, ma tutte in bianco e nero, proprio in maniera che così chi lo legge, l'adulto che lo legge, sembra quasi una cartolina. Il bambino che invece vede queste fotografie, che sono però fotografie di viaggio che abbiamo fatto comunque noi, possa comunque partire con la fantasia per rielaborare la foto, il disegno che vede, che è in bianco e nero, e sbizzarrirsi. Alla fine, chi è più piccolino, c'è anche chi ci ha chiesto, possiamo colorarlo? Ovviamente, il libro è vostro, fate quello che volete. Però è proprio per stimolare la fantasia, innanzitutto la fantasia, due, credere in se stessi, credere nei propri sogni, come dicevamo infatti prima, di guardare sempre avanti, sempre all'orizzonte, anche se ci sono degli ostacoli, eccetera, l'obiettivo, cioè il SAC vuole proprio trasmettere questo, cioè continuare a credere in noi stessi, alla fine porterà sempre a qualcosa di buono, porterà sempre a qualcosa che noi vediamo oltre, dobbiamo vedere oltre l'ostacolo e mai vedere l'ostacolo e fissare tutti i nostri pensieri su quello che ci troviamo davanti, ma dobbiamo vedere oltre, solo vedendo oltre riusciamo a raggiungere quello che veramente vogliamo. E un'altra cosa che abbiamo imparato tanto viaggiando, mm-hmm. è che soprattutto nei paesi del nord abbiamo visto, è che c'è una grande collaborazione tra tutti, cosa che in Italia un pochino manca, cioè la collaborazione, la discussione, trovare dei buoni partner e trovare anche di lavoro oltre che di vita per condividere, cercare di studiare insieme senza cercare di competere uno con l'altro, ma tutti insieme parlandone e discutendone di arrivare all'obiettivo che ci si è preposti. Questo ad esempio l'abbiamo visto molto nei paesi scandinavi, nei paesi ad esempio l'Olanda, che ormai è diventato la logistica europea, perché? Perché loro hanno questa grande diciamo visione imprenditoriale da un lato, molto collaborativa e molto anche all'americana, cioè loro cercano di prendere da ogni persona qualcosa, se è qualcosa di buono di
prenderlo, farne tesoro e coinvolgere tutte le persone nel progetto per programmarlo e portarlo fino alla fine. Esatto. Conosci davvero la tua terra, edizione 2024, è una serie di approfondimenti di storia locale organizzati dalla Biblioteca di Mortara in collaborazione con l'Università Terza Età di Mortara, la Società Dante Alighieri Comitato di Pavia, Ami Civico 17, Insieme per la Lomellina e Italia Nostra. Grazie per l'ascolto.